Wow! I gelati di zio Roberto. Amici, guardate un po' che meraviglia. Oggi andremo a fare un gelato alle nocciole. Abbiamo delle bellissime nocciole siciliane tostate, 200 g di nocciole, 200 di panna, 200 di latte e 150 di zucchero. Andremo a fare questo splendido gelato. E allora andremo, se le comprate normali, naturali, essiccate, dovete tostarle. Io le ho comprate direttamente tostate. Dobbiamo andare a polverizzarle nel mixer. Andiamo a mettere il coperchio, accendo. Ecco, ancora è troppo granulosa. Vado a mettere lo zucchero, che mi aiuta a polverizzare sempre di più la nocciola. Metto il latte. Adesso vado a mettere la panna e continuo con lo stesso processo. Mentre stavo pensando, così, perché io quando lavoro mi frullano tutto per la testa, vado in questo caso a mettere un po' di Nutella assieme al composto. Mi è venuta in questo modo, ho detto ce ne metto un po', tanto la Nutella e cioccolato e nocciole. A questo punto vado a inserire il composto in questo secchiello. È venuto una meraviglia. Adesso andiamo a mettere il tutto nella gelatiera. Metto il tutto qui all'interno, metto la pala e il coperchio. Vado ad accendere, avvio. E andremo a fare il gelato alla nocciola, con aggiunta all'ultimo momento di Nutella. Il nostro gelato è pronto e vado a togliere il cestello e me lo vado a sistemare in un contenitore. Amici, buon sabato e buongiorno a tutti. Gelato di nocciola. E siccome non mi faccio mancare niente, mi sono procurato anche lo sciroppo di cioccolato, che vado a mettere così, e anche le scagliette di cioccolato. Che goduria! Guardate qui, dove si usa, non mi faccio mancare la brioche con il tuppo e vado ad assaggiare. Ragazzi,
una squisitezza. Mamma, che buono! Troppo buono. Troppone buono. Fatelo. Naturalmente, volendo, i gelati si possono fare anche senza gelatiera. Tutto sta ad avere tempo e essere liberi, nel senso di mettere il gelato, girarlo, metterlo nel freezer, poi toglierlo dopo mezz'ora, rigirarlo e vedi scorrendo, e si ottiene lo stesso gelato. Bene, ringrazio tutti quelli che mi salutano e che mi lasciano quei complimenti che per me sono vita, per cui ringrazio Franca Tiani, Pina e Francesco, Carmelina Carrisi, Viola del Pensiero e mia sorella Rosetta. Naturalmente ringrazio anche la figlia che mi segue sempre ed è, si chiama Rossella. Ringrazio Antonella Esposito per aver replicato i miei arancini al ragù. Replica tutte le mie ricette, brava. E come dico, c'è loro a Roberto, a sabato prossimo, e buon appetito a tutti, e voglio tutti bene, ciao.